formaggi, salumi, vini, champagne e tant'altro presso la Casa del Parmigiano dei Fratelli Bobbo, in via Polonia e in Corso Umberto a Termoli. Animali da compagnia, mancimi, accessori, servizio di idrolettatura ed acquariologia. Aquarium Hobby Zoo, in Viale Trieste 2624 a Termoli. Impresa funebre Padre Pio, servizio completo a partire da 1400 euro. In via Argentina 52 a Termoli. Il Termoli rimanda alla prova di maturità e dopo il pareggio casalingo contro la Maceratese deve soccombere contro il quotato Ancona. Al Del Conero finisce 2-1 per i padroni di casa davanti ad una buona cornice di pubblico in migliaia i tifosi di casa. Buono il colpo d'occhio dei molisani giunti in almeno 100 unità. Una doppietta di Degano stende dunque il Termoli che a fine primo tempo era riuscito ad acciuffare il pari con Miani. Trillini gioca più coperto, lascia Guglielmo in panchina e fa esordire il difensore Boio che torna dopo la squalificabile da ruolato a tutti gli effetti. Ma l'Ancona parte forte dal primo minuto, i biancorossi per l'occasione in maglia azzurra centrano subito il palo a seguito di un'azione arrembante partita con un corner di Bondi. Buona la replica del Termoli 60 secondi dopo con un'azione partita da Falco che trova pronto Genchi alla conclusione da due passi, ma Barilaro riesce a deviare in corner. Al quinto i dorici chiedono il rigore per un presunto tocco di mano in aria da parte di un difensore giallorosso, ma per il signor Scarpini di Arezzo è tutto regolare, si continua a giocare. All'undicesimo però l'Ancona si porta in vantaggio con questo stupendo gol di Degano che da fuori lascia partire un gran tiro in porta dove Patania non riesce a arrivare, è il gol dell'1-0. Il Termoli cerca di organizzarsi ma nuovamente l'Ancona ad essere pericoloso al 22esimo con un tiro di Bondi al quale si oppone con un grande intervento ancora Patania. Al 45esimo però il Termoli riesce a pareggiare, buona l'azione che parte da Genchi che riesce a mettere in aria Miani davanti a Barilaro, il capitano del Termoli non sbaglia il gol dell'1-1. Poche invece le azioni in cronaca da segnalare nella ripresa, al terzo il Termoli ci prova con un cross di Viteritti, buona la girata in aria al volo di Miani ma la palla sorvola la traversa. Due minuti più tardi al quinto invece il molisano Sivilla si trova tu per tu con Patania ma il suo tiro esce di poco sul fondo vicino al palo. Al 21esimo Ancona di nuovo in vantaggio, c'è un fallo di testa al limite dell'area con una conseguente punizione micidiale calciata da Degano che supera di nuovo Patania per il gol del definitivo 2-1. Poi poco e niente, l'arbitro concederà 6 minuti di recupero e dal 47esimo il protagonista è ancora Sivilla che si trova davanti al portiere del Termoli ma il difensore si supera e toglie le castagne dal fuoco. Termoli fermo ad un punto in classifica, Ancona primo nonostante la penalizzazione di un punto. In casa Termoli ci sarà da lavorare, tra 7 giorni al Cannarsa arriva il Giulianova.